Dal 1 gennaio 2015, 10 province italiane si trasformeranno in città metropolitane, secondo quanto disposto dalla legge Delrio entrata in vigore l'8 aprile scorso. Fra gli scopi, quello di promuovere la gestione integrata dei servizi sul territorio, come la pianificazione urbanistica e il trasporto pubblico. Un incontro promosso dal consigliere comunale Troncone, presidente della Commissione Affari Istituzionali, ha coinvolto alcuni dei sindaci della provincia napoletana per gettare le basi di un confronto sulla costruzione del nuovo soggetto istituzionale. Le province in tutta Italia stanno chiudendo i rubini, quindi noi abbiamo un rischio concreto, molto concreto, a Napoli come a Milano come in altri posti, che alcuni servizi essenziali in autunno possono andare in estrema difficoltà. Scuole, strade, finanche di fine. Il governo deve anche comprendere, ha scritto una riforma importante, ci ha messo la faccia perché si chiama Delrio. Deve mettere le risorse perché noi non possiamo affrontare la fase costituente, la fase dello statuto a 4 mesi dalle elezioni regionali, parliamoci chiaramente, avendo un autunno caldo dove c'è il rischio che poi ci prevalgono le contrapposizioni partitiche o politiche e noi sindaci ci troviamo col cerino in mano di dover avere problemi enormi in una provincia che non garantisce più, non per volontà, ripeto, ma perché si avvia una fase di estinzione, non garantisce più alcuni servizi e diventa un'esplosione sociale di tutta l'area metropolitana. Questo è un tema che io ho portato a altissimi livelli, ho parlato con la Presidenza del Consiglio, ho parlato in tutte le sedi e devo dire l'allarme è condiviso. Apriamo subito una discussione con il Governo attraverso un ordine del giorno che votiamo nei consigli comunali di tutta la provincia. La questione va posta con atti forti, chiari e palesi. Il governo, io sono, ma qui naturalmente l'appartenenza partitica non c'è, ma sono un uomo del PD, il governo ci deve dire se farà la sua parte con la legge Delrio, perché noi faremo la nostra parte, ha ragione il sindaco di Napoli, non abbiamo bisogno, non vogliamo assistenzialismo, però ci mettano nelle condizioni di poter fare il nostro compito, il nostro dovere, altrimenti sono parole. Allora, la proposta è subito la rete che deve essere organizzata nel migliore dei modi per lavorare su questo regolamento, sulla legge elettorale, su tutto quello che dovremo fare. Ma ancora prima il Comune di Napoli, il Comune di Casoli, i comuni più importanti si mettano insieme per redigere un ordine del giorno in cui tutti i comuni prendono l'impegno di approvarlo in Consiglio Comunale, di farlo arrivare al sottosegretario Delrio, a Renzi, eccetera, perché questo è un atto ineludibile. È importante che ci sia non solo la politica a gestire questi, è importante, come diceva il sindaco di Napoli, che sia anche il supporto di livello scientifico che ci possa dare una mano nel disegnare, ad esempio, la rete di trasporti, eccetera. Il problema è un passaggio giorno all'area della comunità, poi il trasporto interessa noi, interessa le città, i 91 comuni che compongono l'area metropolitana. E quindi è importante che ci sia fin da questo momento un lavoro continuo, costante e un rapporto serio tra di noi che ci faccia fare dei passi avanti e ci faccia mettere in primo piano. Perché a Milano sta già dei volanti e da noi ancora no? Anche se, come dicevi, il sindaco di Napoli, secondo me è più ideale la nostra perché c'è una continuità enorme. Se noi non diventiamo noi sindaci, ai cittadini, consiglieri, ci appropriamo dei nostri territori, diventiamo noi protagonisti, non possiamo aspettare sempre il governo. Ma perché si deve parlare sempre di emergenza anche nella normalità? Napoli è città di studi, è città portuale, è città amministrativa, è città industriale, è città commerciale, ha troppe funzioni. Il caos nella città di Napoli, la irraggiungibilità, va risolto attraverso una riallocazione di alcune di queste funzioni in altre aree del